un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, benvenuti nella anteprima di BQ Aquaris X5 Plus. Esteticamente lo vedete, somiglia moltissimo all'X5 che abbiamo recensito da poco in versione Xenogen OS. Andiamo a prendere quello bianco giusto per convenienza, essendo qui vicino a noi. La versione Plus, diciamo, sostanzialmente aumenta le prestazioni aumentando il suo hardware, ma non cambia molto il suo design e le dimensioni del display, che infatti rimangono a 5 pollici. Il display è un Full HD 1920x1080 pixel, devo dire forse con colori un po' troppo saturi, ne ho provati vari e mi sembrano tutti avere dei colori un po' troppo esplosivi rispetto a come sarei aspettato. Tecnologia LTPS per il display, il processore è adesso un Qualcomm Snapdragon 652 octa-core fino a 1.8 GHz, Adreno 510, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, Android già aggiornato alla versione Marshmallow 6.01, fotocamera principale con doppio LED flash a due tonalità adesso, prima era una stessa tonalità, da 16 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel senza LED flash, connettività LTE e NFC. Quello che porta anche di nuovo la versione Plus dovrebbe anche essere in realtà il lettore di impronte digitali, che su sostanzialmente nessuno di questi modelli sembra però essere presente. Poi chiederemo magari maggiori chiarimenti su questo punto, ma ci è stato mostrato anche nei render durante la presentazione con un bel lettore di impronte digitali qua circolare, c'è scritto anche nella scheda tecnica, quindi confidiamo che ci sarà sulla versione finale. Per questa rapida anteprima di BQ X5 Plus è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.